Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita. Sono le 9 di mattina, mi sono appena svegliato e sto camminando verso la biblioteca perché purtroppo ieri sera non ci ho fatto uploadare, quindi provo ad uploadare oggi. Oggi sarà una giornata in cui andremo in palestra insieme, andremo a fare un allenamento, ma prima facciamo colazione e iniziamo questa giornata al meglio. Qua quindi picked up la colazione, mi sono preso un caffè con leche desnatato, quindi un caffè con latte scremato e un'ensaimata. Ora camminiamo in libreria, tanto una salita della Madonna, ci vediamo. E ovviamente ragazzi siamo di fronte alla biblioteca, ma è chiusa, non apre per un'altra mezz'oretta, quindi io mi piazzo qui fuori, faccio colazione un po' così. Tiro fuori il computer e spero che prenda il wifi da qua fuori per iniziare ad uploadare. Eccoci qua, quindi il video sta per uploadare e io mi faccio il mio caffettino. Ah, mi serviva per svegliarmi bene. In più, ecco qua quello che ho preso dalla panetteria. Stava per cadere tutto. Mi sono preso una di questi dolci spagnoli ensaimata, praticamente una brioche semplicemente con dello zucchero filato sopra, per iniziare al meglio questa giornata. E dai, appena ripreso a uploadare e manca solamente 1 ora e 58 minuti. Eccoci qua, non c'è nessuno, sono proprio uno studente provetto. Ragazzi, ahimè non ci abbiamo proprio fatta ad uploadare il video, sono rimasto in biblioteca dalle 9.30 a mezzogiorno e mezza e comunque non ce l'ho fatta, quindi sono tornato a casa per una breve pausa, ho deciso che mangerò, mi farò un piccolo pasto pre-workout, andrò in palestra, mi alleno, tanto la biblioteca chiudeva dalle 2 alle 4, poi torno in biblioteca alle 4 sperando di riuscire ad uploadare questa volta il video. Mi siedo subito qua a tavola e vi faccio vedere il mio pasto pre-workout, mi metto di qua con la luce meglio. Allora, per bere ovviamente mi sto facendo qua, mi sono versato una Monster White, che è la mia Monster preferita, zero calorie, la vedete praticamente in ogni video, è veramente buonissima, gusto limone e mi piace un sacco. E qua abbiamo 120 grammi di questo pan de coca, che è il tipico pane di Barcellona, pane spagnolo, un pan de coca con 150 grammi di fette di pollo. In più ovviamente il mio litro e mezzo di acqua, che mi piace idratarmi prima di andare in palestra. Questo lo faccio, è un passo che faccio 30-45 minuti prima di andare in palestra, perfetto, leggero, quindi non ti rimane poi quando vai in palestra, però ti dà la carica necessaria con i carboidrati e le proteine e un po' di caffeina per affrontare meglio il workout. Io mi godo il pasto e speriamo di vederci un po' più tardi. E eccoci qua ragazzi, torno con un commentary, non lo facevo da un sacco di tempo. Sono già tornato a Manchester e mentre vedete le immagini in sottofondo, ovviamente sono, le ho messe a 2 volte la velocità, quindi non sono così veloce in palestra. Comunque non volevo farvi stancare troppo, volevo darvi un'idea di che cosa sto facendo io in questo momento col mio allenamento. Come sapete siamo stati in vacanza tutti durante appunto quest'estate e durante tutto agosto mi sono allenato solamente a giorni alterni, quindi 3 o 4 volte a settimana, in modo da colpire ogni gruppo muscolare dalle 2 alle 3 volte a settimana, che è praticamente la frequenza raccomandata dalla ricerca scientifica. Ho cambiato il mio split, potevo o fare un full body 3 volte a settimana oppure ho deciso di fare un upper body full body split, ovvero alternare tra full body e upper body, in questo modo colpendo 3 volte a settimana la parte superiore del corpo e 2 volte a settimana la parte inferiore del corpo, quindi le gambe. Questo è un allenamento upper body che state vedendo in questo momento. E dato che, come sapete, ho iniziato una nuova fase di lean bulk, quindi voglio mettere su un po' di massa muscolare per essere meglio, un po' più grosso, un po' più muscoloso, un po' più atletico la prossima estate rispetto a quest'estate qui, ancora mi vedo un po' piccolo, voglio mettere su, almeno proverò a mettere in questa fase di lean bulk, proverò a mettere, spero, altri 5 kg di massa muscolare magra, magari 7 kg se va tutto benissimo, anche se questo devo dire che sarà il mio secondo anno in cui mi alleno abbastanza bene, quindi non penso di riuscire a mettere più di 7 kg di massa muscolare magra. Infatti in un anno più o meno il tasso massimo di crescita naturale muscolare nel tuo primo anno fatto bene, quindi quando c'è una dieta impostata bene per la massa e un allenamento
che rispecchia appunto tutti i fondamentali della legge della ricerca scientifica. Potresti magari mettere su, se fai tutto in modo perfetto, dai 12 ai 15 kg di massa muscolare magra, ma questo è veramente se hai una genetica ottima e se stai seguendo un programma fatto bene, una dieta perfetta, stai facendo tutto alla perfezione, nel tuo primo anno puoi mettere 12 ai 15 kg di massa muscolare magra, ma poi ogni anno fatto bene questo si dimezza, dato che ovviamente più ci avviciniamo al nostro potenziale genetico e più lentamente riusciamo a fare appunto nuovi progressi. Quindi se a me andrebbe bene, quest'anno dovrebbe essere il secondo anno fatto bene, quindi spero di riuscire a mettere magari 7 kg di massa muscolare e sarebbe veramente una cosa fenomenale. Comunque qui vedete un upper body workout, ovviamente inizio con i movimenti composti come e questo è praticamente come inizio ogni singola sessione, ogni singolo allenamento, perché i movimenti composti veramente sono movimenti multiarticolari che reclutano più fibre muscolari e quindi potete sovraccaricare di peso, e come sapete il sovraccarico progressivo è la legge primaria per la crescita muscolare, ovvero voi col passare del tempo dovete aumentare di più il peso che sollevate sui diversi esercizi. Quindi inizio con gli esercizi multiarticolari come panca, come shoulder press, military press per le spalle, e passo poi ai dei movimenti di isolamento. Dato che però in questo lean bulk voglio concentrarmi soprattutto sui miei punti carenti, che sono il petto e le braccia, metto questi due punti carenti all'inizio del mio allenamento, poi passo a colpire gli altri movimenti. Quindi, come sapete, se mi avete visto, le spalle sono sempre state il mio punto forte, mentre il mio petto ho sempre lasciato a desiderare. Quindi da qui in poi, in questa fase di lean bulk, farò prima petto, poi braccia e poi continuerò con spalle, schiena, gambe, eccetera eccetera, però in primis voglio focalizzarmi sulle braccia e sul petto. Quindi faccio i movimenti composti di tutti i gruppi multiarticolari, quindi faccio prima petto, poi faccio braccia, poi faccio spalle, uno shoulder press, poi passo appunto alla schiena e poi inizio a fare, come vedete qua, i movimenti di isolamento, quindi magari dei bicep curls con i manubri, questa macchina qui per i tricipiti, eccetera eccetera. E mi raccomando, mentre sui movimenti multiarticolari dovete essere sicuri di fare, di utilizzare una forma corretta, ma dovete veramente provarvi a spingere per aumentare il carico che sollevate. I movimenti di isolamento voglio che mantenete una forma perfetta e soprattutto che sentite bene contrarre il muscolo, quindi voglio che applicate quel mind muscle connection per sentire proprio che è il muscolo che sta tirando sul peso e non gli altri gruppi muscolari. Togliete l'ego, lasciate l'ego fuori dalla palestra e concentratevi a sentire la contrazione. Ah, ed eccoci tornati a Manchester, ragazzi. Oggi è stato un video un po' dappertutto e qua, a parte gli scherzi, c'è il sole. Quindi mentre a Barcellona non c'era il sole, qua c'è il sole. Comunque sono appena tornato, ovviamente mi sto facendo un cappuccino e sto mettendo, uploadando di nuovo, mi è tornato il wifi. Comunque volevo parlarvi un attimo, darvi un update di che succede nella mia vita. Sono tornato a Manchester, ho ancora 2 settimane di lavoro e poi ci sarà un grosso cambiamento nella mia vita di cui vi parlerò. Sono molto felice di farlo perché questa esperienza alla Shell è stata pazzesca, ma non vedo l'ora di fare la prossima. Vi tengo aggiornati, mi raccomando, se vi è piaciuto il video buttateci un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciatemi un commento con qualsiasi cosa volete dirmi. Noi ci vediamo molto presto in un prossimo video, andateci fuori.